Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Buonasera a tutti. Celebriamo questa sera la 32esima domenica del tempo ordinario. Offriamo questa Santa Messa per i parrocchiani di questa Chiesa e per la guarigione di Salvatore Inzeriello, il nonno di casa Inzeriello. Per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio grande e misericordioso, allontana ogni ostacolo nel nostro cammino verso di Te, perché nella serenità del corpo e dello spirito possiamo dedicarci liberamente al Tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ascoltiamo la parola di Dio. Dal libro della Sapienza. La sapienza è splendida e non sfiorisce. Facilmente si lascia vedere da coloro che la amano e si lascia trovare da quelli che la cercano. Nel farsi conoscere previene coloro che la desiderano. Chi si alza di buon mattino per cercarla non si affaticherà. La troverà seduta alla sua porta. Riflettere su di lei, infatti, è intelligenza perfetta. Chi veglia a causa sua sarà presto senza affanni, poiché lei stessa va in cerca di quelli che sono degni di lei. Appare loro benevola per le strade e in ogni progetto va loro incontro. Parola di Dio. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. O Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco. Ha sete di te, l'anima mia. Desidera te la mia carne, in terra arida, assettata, senza acqua. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria, poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Così ti benedirò per tutta la vita,
nel tuo nome alzerò le mie mani. Come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Quando nel mio letto di te mi ricordo e penso a te nelle veglie notturne, a te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Non vogliamo, fratelli, lasciarvi nell'ignoranza a proposito di quelli che sono morti, perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Se infatti crediamo che Gesù è morto e risorto, così anche Dio, per mezzo di Gesù, radunerà con Lui coloro che sono morti. Sulla parola del Signore, infatti, vi diciamo questo. Noi, che viviamo e che saremo ancora in vita alla venuta del Signore, non avremo alcuna precedenza su quelli che sono morti. Perché il Signore stesso ha un ordine, alla voce dell'arcangelo e al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo. E prima risorgeranno i morti in Cristo. Quindi noi, che viviamo e che saremo ancora in vita, verremo rapiti insieme con loro nelle nubi, per andare incontro al Signore in alto, e così per sempre saremo con il Signore. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole. Parola di Dio. Vegliate e tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 erano sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero: no, perché non venga a mancare anche a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici! Ma egli rispose: in verità, io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno e né l'ora. Parola del Signore.
Carissimi, abbiamo oggi la parabola delle 10 vergini. Come abbiamo ascoltato, 5 erano sagge e 5 erano stolte. Tutte e 10 avevano le lampade. Inizialmente erano tutte accese. Però a 5 di esse, che erano stolte, mancava una cosa molto importante, che è l'olio. L'olio della perseveranza. L'olio della perseveranza. E quando infatti arrivò lo sposo, le 5 stolte rimasero al buio, senza le lampade accese, perché il loro olio era terminato, quindi non ci fu più luce per loro. Perché? Perché non avevano quella sapienza divina che viene dall'alto. Invece le 5 sagge, le 5 sapienti che perseverarono fino alla fine, riuscirono ad incontrare lo sposo, che come sappiamo è Gesù. Abbiamo ascoltato delle parole terribili. La porta fu chiusa e Gesù disse: non vi conosco. Questo accadrà anche a noi se non perseveriamo fino alla fine per ricevere la corona di gloria. Bisogna perseverare, resistere fino alla fine. Non basta tenere le lampade accese. La fede sempre deve essere pronta. Dobbiamo essere sempre attenti, dobbiamo vegliare, perché non sappiamo quando Gesù ci chiamerà a tornare alla casa del Padre. Ogni giorno, ogni istante della nostra vita dovrebbe essere vissuto come se fosse il primo, l'ultimo e l'unico. Come diceva Padre Pio, così anche ogni santa messa deve essere celebrata come se fosse la prima, l'ultima e l'unica. E quanto meno ce l'aspettiamo, il Signore ci richiamerà. Dice la Scrittura, Gesù verrà come un ladro. Nessuno sa quando il ladro viene a scassinare la casa. Ci dobbiamo essere sempre allerta, perseverare fino alla fine. L'olio della perseveranza. Dio, come dire, a Dio non piace tanto l'agile corsa dell'uomo, ma Dio si compiace di chi spera nella sua grazia. Non fa conto del vigore del cavallo, si compiace di chi lo teme, di chi spera nella sua grazia giorno per giorno. San Paolo ci consiglia come dobbiamo attendere e seguire nostro Signore. Ci dice: siate lieti nella speranza, forti nella tribolazione e perseveranti nella preghiera. Non siate pigri nello zelo, siate invece ferventi nello spirito. E ci insegna il culto spirituale. Ci dice di non conformarci alla mentalità di questo mondo, ma ci dice di trasformarci, ci dice di offrire i nostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Questo è il nostro culto spirituale, senza conformarci alla mentalità di questo mondo corrotto. Dobbiamo combattere la buona battaglia della fede, altrimenti Gesù ci dirà: non vi conosco. Addirittura in un altro versetto dice: non chiunque dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre. Allora qualcuno dirà: abbiamo predicato nel tuo nome, abbiamo scacciato i demoni nel tuo nome, abbiamo fatto miracoli nel tuo nome. Ma Gesù ci dirà: non vi conosco. Via da me, allontanatevi, operatori di iniquità. Dobbiamo quindi purificarci. Dobbiamo purificarci dalle nostre sozzure, dai nostri idoli, per comprendere la volontà del Padre per noi, per mantenere le lampade accese fino alla fine, quindi ricevere la gloria che ci aspetta in cielo. Abbiamo celebrato un grande santo in questi giorni,
San Carlo Borromeo, che veramente ricevette la sapienza divina, veramente fu un santo saggio che ricevette questa sapienza che viene dall'alto, che è mite, pura, arrendevole, misericordiosa, non è invidiosa, ma anzi. Abbiamo visto come questo santo, in un secolo difficilissimo, quale era il XVI secolo, all'epoca della Riforma protestante, all'epoca del Concilio di Trento, quindi della Controriforma, senza creare divisioni nella Chiesa, come purtroppo fece Lutero, San Carlo Borromeo si mise al lavoro duramente per il Concilio di Trento, lavorò intensamente per risolvere i problemi della Chiesa. In tutte le migliori famiglie ci saranno sempre i problemi, ma non per questo dobbiamo abbandonare la famiglia di Dio, ma dobbiamo restare uniti per risolvere i problemi, come ci insegna San Carlo Borromeo. Sapete che lui era il nipote del Papa e divenne vescovo a 25 anni, vescovo di Milano, cardinale divenne anche, e lui apparteneva anche a questa famiglia di nobili, dei Medici. Lasciò tutto per diventare povero, non solo, ma si indebitò fino al collo per aiutare i poveri e per far fronte alla carestia del suo tempo. Pensate un po' alla santità. Lui diceva che bisognava seguire l'austerità, la preghiera, lo studio e soprattutto seguire a Cristo crocifisso. Lo studio anche. Fu lui che fondò i seminari per lo studio dei sacerdoti. Ecco, lui ricevette questa sapienza divina. Fu veramente un santo che aveva l'olio della perseveranza per mantenere sempre accesa la luce della fede. Non importa quante tribolazioni, non importa le croci di questa vita, la sua lampada della fede, della speranza e dell'amore era sempre accesa, risplendeva tra le tenebre. Durante la stessa epoca anche San Francesco di Paola, invece di giudicare la Chiesa, invece di creare divisioni, fece penitenza. Si ritirò in una grotta all'età di 14 anni, fino a 19, per 5 anni, per fare penitenza per la Chiesa, per chiedere la misericordia di Dio e quindi risolvere i problemi che ci saranno sempre. Allora il Vangelo ci insegna com'è questa sapienza divina, che è la sapienza della croce. E come sappiamo, per i pagani è stoltezza, per i giudei è scandalo, ma per noi che siamo cristiani, che vogliamo imitare a Gesù, la sapienza divina della croce diventa gloria. Pensate un po', per chi è pagano, per chi vive nel mondo, questa croce diventa stoltezza, come per le cinque vergini che abbiamo visto nel Vangelo. Invece per noi cristiani diventa gloria, diventa il più grande dono di Dio per santificarci e per salvarci. San Giacomo ci dice che questa sapienza vera viene dall'alto, è pacifica, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia. Questa è la vera sapienza, a differenza della falsa sapienza, che è piena di spirito di contesa, invidia, è terrena, è carnale ed è diabolica. Dove c'è spirito di contesa c'è disordine, c'è confusione, ci facciamo ingannare dai tranelli del demonio, se non seguiamo la luce di Cristo. Allora Gesù 2000 anni fa è come se avesse scattato un selfie per noi, un selfie, adesso che oggi fanno i selfie, però senza cellulare. Qual è il selfie che Gesù ha scattato 2000 anni fa? Qual è? Quando Gesù ci disse: imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Questo è il selfie di Gesù, senza cellulari. Per trovare pace,
per trovare ristoro per le nostre anime. Questa è la sapienza divina, l'umiltà, la mitezza. E Gesù ci invita a questo, perché lui sostiene gli umili, ma abbassa fino a terra gli empi. Ecco, gli stolti non possono purtroppo capire perché restano schiavi di se stessi e quindi non potranno andare incontro allo sposo. Quando lo sposo arriverà, la porta sarà chiusa. Noi vogliamo pregare il Signore affinché a tutti noi che siamo peccatori, fragili, questo mondo pieno di tentazioni, di persecuzioni, vogliamo pregare affinché il Signore ci dia questa sapienza divina che viene dall'alto. Come abbiamo visto i santi, abbiamo celebrato la solennità di tutti i santi che hanno ricevuto questa sapienza e perseverato fino alla fine. Adesso hanno ricevuto la corona di gloria e vogliamo anche ricordare tutti i nostri cari che sono passati a miglior vita. Vediamo che ci sono tante immagini di tanti nostri fratelli e sorelle che ci hanno preceduto a miglior vita, che non sono morti, ma che appunto aspettano la risurrezione dei morti. Per questo Gesù è morto in croce, per dare a noi la vita eterna. Allora ci affidiamo all'intercessione di tutti i santi, affinché un giorno ci ritroveremo con tutti i nostri cari nella casa del Padre, per l'eterna pace, l'eterna gioia e l'eterno amore. Sia lodato Gesù e Maria. Professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato dalla stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. La parola di Dio che abbiamo ascoltato è fondamento della nostra fede, nutrimento della nostra speranza e lievito di fraternità. Preghiamo insieme e diciamo: la tua parola, Signore, sia luce al nostro cammino. Perché la forza dello Spirito Santo ci aiuti a rinunziare agli idoli che il nuovo paganesimo ha costruito sotto forma di spreco, cupidigia e di disprezzo del prossimo, preghiamo: la tua parola, Signore, sia luce al nostro cammino.
perché ci sia data la sapienza del cuore al fine di comprendere e soccorrere i nuovi poveri, anziani, handicappati, emarginati. Preghiamo. La tua parola, Signore, sia luce al nostro cammino. Per tutte le classi sociali, ritrovando la fiducia nel bene, costruiscano insieme una società nuova, aperta alla partecipazione e alla fraternità universale. Preghiamo. La tua parola, Signore, sia luce al nostro cammino. Perché in un mondo sempre più immerso nel relativo, la comunità cristiana affermi in modo coerente i valori assoluti dello Spirito Santo. Preghiamo. La tua parola, Signore, sia luce al nostro cammino. Perché si rafforzi il vincolo di comunione fra tutti i membri della Chiesa e così il popolo della nuova alleanza diventi segno di riconciliazione per l'umanità intera. Preghiamo. La tua parola, Signore, sia luce al nostro cammino. Per le nostre intenzioni personali e speciali, affinché anche noi, come le vergini sagge, possiamo mantenere accesa la luce della fede, della speranza e dell'amore con l'olio della perseveranza. Preghiamo. La tua parola, Signore, sia luce al nostro cammino. Stendi la tua mano, Padre, sull'umanità affaticata e oppressa. Concedi a noi una fede ricca di memoria e audace nella testimonianza profetica del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, il Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, il Signore. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Volgi il tuo sguardo, Padre, alle offerte della tua Chiesa e fa che partecipiamo con fede alla passione gloriosa del tuo Figlio, che ora celebriamo nel mistero, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore. Fatto per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce l'inno
della tua gloria. Santo, 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 il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Nicola e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti coloro che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci ove parte alla vita eterna, insieme alla Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, Tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Come figli di Dio scambiamoci il segno della pace. Agnus Dei, qui togliis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui togliis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui togliis peccata mundi, dona nobis pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano in questa vita e per la vita eterna.
Vegliate, perché non sapete né il giorno e né l'ora in cui il Signore verrà. Preghiamo. Ti ringraziamo dei tuoi doni, o Padre, la forza del tuo Spirito Santo che ci hai comunicato in questi sacramenti rimanga in noi e trasformi tutta la nostra vita per Cristo, nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andiamo in pace e rendiamo grazie a Dio. Prima di congedarci, vogliamo cantare una bella Salve Regina alla Madonna. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, a nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Pace, bene e buona serata a tutti.